Da quello che hai appena detto, e avendo letto il libro con attenzione, forse possiamo concludere che il vero eroe nascosto di questo libro è Enio Flaiano. Un po' lo penso, credo che Melania Mazzucco ha fatto la prima recensione che è uscita appunto su Repubblica. Lei dice c'è un fantasma in questo libro e probabilmente è Flaiano. Credo che insomma l'amore per Flaiano, anche il tentativo di identificarsi, chiunque fa lo scrittore, fa lo sceneggiatore, non può che avere Flaiano come mito. E soprattutto io cerco di raccontare un Flaiano che secondo me poi è il vero Flaiano, cioè una persona malinconica, triste, difficile, problematica, uno che ha dato tutto a Fellini ma poi si è lamentato sempre. Non credo che lui si sia risparmiato. Fellini un po' diceva che forse Flaiano si risparmiava perché voleva fare lo scrittore. In realtà Flaiano ha dato così tanto a Fellini che Fellini senza Flaiano poi è stata un'altra cosa, così come Flaiano senza Fellini poi è stata un'altra cosa. Quindi era un binomio perfetto, che poi è un altro litigio che racconto nel libro, perché poi ci siamo e si litiga molto nel Otto e libro. mezzo è il film su cui loro hanno rotto. Poi Flaiano firma anche Giulietta degli Spiriti perché era un copione già Già scritto, ma avviato, già loro scritto. finiscono di essere collaboratori, ma anche amici, Sì, credo. tra l'altro per circostanze anche persino stupide, se vogliamo, perché se vuoi raccontalo. Sì, Durante il viaggio in America. in realtà nel libro io racconto che ci sono delle ragioni profonde, ma Certo. l'evento scatenante è La famosa che, goccia, no? esatto, che quando vanno in America per 8 e mezzo per gli Oscar, Flaiano viene messo in economy, mentre tutti gli altri stanno in prima classe. E Flaiano la ritiene questa un'offesa da parte di Fellini. Quindi poi si ribellerà sempre a questo, dirà sempre: ma che c'entravo io? Però secondo Flaiano è perché Fellini non aveva dato sufficiente considerazione, non aveva espresso l'importanza di Flaiano al produttore e a tutti, e Flaiano poi disse questa cosa terribile, insieme hanno messo con gli uffici stampa. Perché insomma era una cosa anche violenta verso gli uffici stampa, insomma disse che erano messo gli uffici stampa. A Fellini durante il viaggio lo avvertirono che Flaiano c'era rimasto male. Fellini andò di là, andò in seconda classe, Flaiano dice a portarmi le noccioline della prima classe, e Fellini dice a cercare di calmare Flaiano, che era uno che si offendeva facilmente. Fellini disse: ma che ti importa? E lui disse: ma una cosa che non importa. Da allora in pratica hanno smesso di scrivere insieme, hanno smesso di essere amici, tranne poi recuperare questo rapporto anche loro verso la fine della vita di Flaiano, soprattutto che Flaiano è morto abbastanza giovane, quando si sono ritrovati, perché Flaiano è andato a vivere in un residence dopo gli infarti vicino all'ufficio di Fellini, e quindi ogni tanto andavano a pranzo insieme, ma non hanno mai più immaginato di lavorare insieme. Flaiano era una persona terribile. A proposito di Fellini e Visconti, disse che non gli interessavano più perché Fellini andava verso la sartoria e Visconti andava verso l'arredamento. Sì, tra l'altro viene da ridere perché sartoria e arredamento poi sono i reparti di cui si occupava un genio come Piero Tosi, che era il costumista fisso di Visconti, quello che ha fatto tutti i costumi al Gattopardo, per dire, ed era l'elemento viscontiano che Fellini tentava in tutti i modi di rubarsi, un po' come la Cardinale, cioè. Tentava in tutti i modi di trascinarlo a lavorare con lui, ma Tosi non E molti sono rimasti fedeli, altri meno, fra Era rotto cui un loro. osso, poi invece l'operatore fisso. Fellini andava a fare acquisti nel campo, nella squadra Sì, rivale, diciamo. diciamo che Fellini era quello che poi faceva più acquisti della squadra rivale dell'altro. Per esempio, Anche con la Cardinale andava così. con la Cardinale è andato così perché la Cardinale ha già scritturato il Gattopardo, ma anche sul set di 8 e mezzo è andato a fare il fotografo di scena, il fotografo che aveva fatto tutti i film di Visconti, parla anche perché il fotografo aveva dedicato Visconti, e Fellini ne ha approfittato dicendo: ti devo portare le statuette dell'Oscar a casa per farti venire a lavorare con me.
E anche lì Fellini gli Oscar li aveva, gli sconti no, piccolo dettaglio. Certo, il modo in cui Fellini riusciva a essere maligno senza sembrare, A un certo era punto, a un formidabile. certo punto qualcuno dice a Fellini che un regista ha detto che tutti i registi che finiscono in Italia sono mediocri. E Fellini dice: ma chi gliel'ha detto? Visconti.